Adesso realizziamo un pezzo che in qualche modo simula la parte esterna del motore che ci servirà per andare a fissare l'albero motore e i cilindri dei pistoni. Il pezzo in questione lo possiamo semplificare in questo modo. Andiamo a realizzare un primo rettangolo, andiamo a selezionare la linea in basso e la trasformiamo in linea d'asse. E disegniamo un'ulteriore linea sempre perpendicolare che faremo passare sempre dall'origine. Incominciamo a mettere i vincoli di coincidenza, questo con questo, questo con questo, e inseriamo adesso le quote. Da qui a qui lo facciamo di 55. Qui inseriamo il cerchio, diamo il vincolo tra questa retta e l'origine, diamo il diametro che è di 45, diamo la distanza dal centro al lato superiore di 42,5 e diamo la quota totale della metà del pezzo che stiamo realizzando di 72,5. Diamo l'ok, vediamo il tutto. Andiamo ad aggiungere una serie speculare. Selezioniamo serie speculare, selezioniamo questi profili. Linea di riflessione è quella orizzontale, facciamo applica, fatto. Il nostro schizzo è concluso, vediamolo in assonometria e realizziamo l'estrusione. L'estrusione 20 e diamo l'ok. Successivamente applichiamo uno schizzo sulla faccia laterale più piccola, ci andiamo a vedere lo schizzo sul lato e realizziamo una staffa, ci andiamo a prendere come punto il punto allineato al punto medio del lato del rettangolo, realizzato questo triangolo, andiamo a mettere la quota da quel punto a questo e mettiamo la quota di 150. Ritorniamo nella vista assonometrica, concludiamo lo schizzo e andiamo a realizzare un'estrusione del pezzo di 10 e diamo l'ok. Successivamente andiamo ad applicare un raccordo di 10 di raggio sullo spigolo selezionato, quello in basso. Facciamo applica e chiudiamo. Visualizziamo il prospetto e andiamo a realizzare uno schizzo su questa faccia corrispondente ad un semplice punto, il punto dove c'è il centro del nostro raccordo. Concludiamo lo schizzo, lo possiamo rivedere in assonometria e applichiamo il foro. Il foro è già stato applicato nel punto che abbiamo appena messo, deve essere solamente della larghezza di 9 mm con una terminazione equivalente a tutte le facce. Diamo l'ok e il foro è stato applicato. Adesso facciamo la serie delle lavorazioni appena realizzate. Andiamo a prendere serie speculare. Prendiamo le lavorazioni che sono l'estrusione 2, il raccordo e il foro. Il piano di riflessione invece è uno dei piani dell'origine, XZ.
diamo l'ok e il nostro pezzo è stato completato. Salviamo e lo salviamo come parte 5.